Dietro c'è il ritorno. Siamo arrivati fino alla scogliera e adesso stiamo facendo tutto il percorso in salita. Vi do la buonanotte. Ci vediamo domani mattina. Buongiorno, ci siamo appena svegliati. Riccardo mi corregge dicendo che non abbiamo mai dormito. Adesso andremo a fare colazione e poi vediamo cosa fare in moto. Abbiamo fatto colazione, adesso stiamo preparando tutto il necessario che ci servirà stamattina, perché abbiamo deciso, anziché salire a Giglio Castello come abbiamo fatto ieri, di scendere e vedere quello che ci aspetta. Ci vediamo direttamente in sella. Stiamo risalendo in sella in questo preciso istante. E dove hai detto che ci dirigiamo? Ottimo. Al lume. Andiamo, come ci ha detto Francesco, in direzione al lume, che non so cosa sia e dove sia. Minchia, siamo arrivati. Io non so se Francesco sa dove sta andando oppure se stiamo andando alla cieca. Signori, la strada sterrata che sto cercando da ieri. C'ho una paura assurda di perdermi il bauletto. Prima cosa che farò quando torno a casa è controllare il motivo per cui si muove così tanto. Andiamo dritti, no? È finita? No, lì a piedi. Praticamente abbiamo preso questa strada che era senza uscita, quindi torneremo indietro e vediamo cosa ci aspetta. Riccardo gli si era sganciato il bauletto. No, ha attaccato la ventola. No, no. Ho fatto la curva e mi è mezzo partito l'anteriore. Non so se è perché ho la gomma sporca o se ho bucato. Chiudi, chiudi, tenerona, chiudi. Un'errina. No, il furgone sui tornanti, no, 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 non lo so, fermiamoci. Certo, siamo al telefono. Come l'hai fatta questa curva, tenerona? Questa è un pochino male. Vediamo questa. Spettacolo. La petto con le quattro frecce. Lo sorpassiamo all'interno. Adesso proverò la Brixton di Riccardo, BX 125 Scrambler. Sì. Scrambler. Ricordati che c'ha il cardano quella. Ricordati che io non l'ho guidata mai. Ricordati che tu non hai la patente. Stupendo. Soltanto per salire mi è venuto un crampo. Accensione. Magari prima giro la chiave. Accensione. Ma qua dice che sei riserva. È bellissima. Senti come scoppia. Io non tolgo il gas! Non tolgo il gas! Slimita dorata! Come va? Che bici! Che figata! Ma continua a scendere sotto la prima. Cioè, se tu...
Non è possibile. Cioè, tu continui a spingere in basso il pedale anche se sei in prima. Salutiamo i carabinieri. Aspetta, ma qui è dove siamo stati ieri. Ma io non ho capito, il folle sta moto ce l'ha? Trovato. Cioè, quell'affare è fighissimo. Come cambiava. Ho tirato una scalata. Comunque, visto che ci siamo ritrovati di nuovo sulla strada che abbiamo fatto ieri, ci fermiamo un attimo e decidiamo dove andare. Riccardo mi ha implorato di continuare a guidare la mia moto e mi ha voluto lasciare il 125. Abbiamo deciso di andare in direzione Giglio Porto. Dopodiché cercheremo un posto per... Aspetta, i carabinieri. Nel frattempo sono passati i carabinieri e Riccardo era sulla mia moto e ci sta ancora senza patente. Cercheremo un posto per mangiare e poi magari faremo anche il bagno. Ho preso il folle. Mamma mia! Siamo tornati a bordo della Tenerona. Oh, Francesco tenta di mettere il ginocchio a terra, attenzione! Prima o poi, se continua a guardare il paesaggio, vado lungo su una curva, garantito. Non so perché quel ragazzino mi abbia fatto le corna e io ho risposto come se fosse un saluto del motociclista. E se beccassimo una macchina che viene contromano? Piscina. Nonostante qui, come da indicazione, c'è spiaggia alle cannelle, abbiamo deciso di non scendere poiché tutta l'area per sostare è a pagamento. Abbiamo preferito tornare verso il porto e magari andare a cercare qualcosa da mettere sotto i denti. Un altro po' li mettevo sotto. Aia, 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 aia. Ma perché io parlo sempre? Grazie. Parlavo di una macchina e è arrivato un furgone. La nostra esplorazione non termina qua, stiamo infatti rigirando. Io non voglio parlare, ma secondo me è solo la strada che porta dentro una casa. O magari in qualche zona dalla veduta devastante. No, non credo proprio. No, non è esattamente questa la veduta di cui parlavo. No. Ma basta! Dentro il casco, più precisamente sulla fronte e sulle guance, si sono formati dei laghi artificiali di sudore. Basta con sta ventola. Sto morendo di caldo, vedrai. Questa è la zona del porto, molto carina, molto colorata, molto porto. Nonostante sia carino, colorato e coccoloso, non abbiamo ancora trovato un posto per mangiare. Stiamo morendo. Abbiamo trovato un ristorantino interessante. Riccardo ha preso anche l'antipasto, 9 euro. Ok, 9 euro. C'hanno ancora le pinne. Abbiamo finito di mangiare, adesso abbiamo deciso di provare a visitare il castello. Siamo arrivati al castello e il castello non è nient'altro che la città che abbiamo visitato ieri sera. E accanto alla moto che ho appena parcheggiato abbiamo trovato questo, che è devastante. Adesso stiamo tornando al campeggio, smontiamo la tenda, rifacciamo le valigie e ci avviamo al porto perché ci aspetta la nave. Cari ragazzi, siamo di nuovo in sella, siamo extra carichi e stiamo correndo al porto perché ci siamo scordati, o meglio ci siamo sbagliati, il traghetto non era alle 6:30 ma era alle 6 e sono le 5:40 e quindi se ci parte il traghetto noi rimaniamo qui un'altra settimana.
Addio, addio, amica, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Lorenzo e il Giglio della Casa Blu torneranno per motovloggare con voi. Qui con voi, qui con voi. Cioè noi siamo stati due c***o di giorni al Giglio e non siamo andati là che è l'Arenella. Ci passo qua, sono abbastanza ingombrante. C***o il pullman. Presto, 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 imbarcati, 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 imbarcati. Nonostante accanto a noi ci sia una macchina della polizia municipale, questo è il nostro saluto all'isola del Giglio. Me l'hanno strappata all'andata. Anche questa avventura è giunta al termine. Ste vasche. Vasche da bagno e dove trovarle? Siamo ufficialmente fuori. Come ho detto anche prima, ragazzi, per questa avventura è tutto. Sono stati due giorni molto molto belli, ma anche molto impegnativi. Io spero che i due video vi siano piaciuti. Nel caso, iscrivetevi al canale, lasciate un commento o in alternativa un mi piace qua sotto. Io non ho nient'altro da aggiungere e non mi resta che salutarvi. Ciao Chicchi!